noi, come tutte le aziende, abbiamo le turbine, turbo gas ad alta efficienza, quindi abbiamo il meglio della tecnologia possibile oggi per produrre energia elettrica e vapore. E quindi bisogna essere anche concreti nel dire che la transizione energetica passerà ancora per i prossimi 10 anni sicuramente col gas. È chiaro che Lucat si sta guardando intorno, sta studiando, sta cercando di innovare e di trovare delle soluzioni alternative. Soluzioni alternative che al momento non ci sono e che comunque abbiamo fatto già molto con le energie rinnovabili. Noi alla fine dell'estate avremo 7 megawattora di energie rinnovabili col fotovoltaico realizzati sui nostri stabilimenti. Abbiamo un progetto, una centrale a biomassa in Francia. Abbiamo tutta una serie di efficientamenti energetici che faremo nei nostri stabilimenti, che sono in corso nei nostri stabilimenti, che ci porteranno ancora a ridurre fortemente il consumo di gas e di energia. E poi ci sono tutte cose alternative che sono attività alternative che sono sicuramente importanti, ma che ancora manca il concetto industriale per poterle realizzare. Poterle realizzare che comunque bisogna sempre tener conto della competitività dei nostri prodotti. Sarebbe opportuno riprendere in mano anche concetti di valorizzazione degli scarti industriali. E questo credo che sia un obiettivo importante per tutta l'industria cartaria italiana, e quindi credo che nei prossimi mesi andrà di nuovo ripresa in mano queste opportunità, perché in questo momento i nostri rifiuti vanno all'estero, vengono termovalorizzati e poi ci fanno concorrenza a noi, oppure ci vendono addirittura l'energia. Quindi è un controsenso che bisogna assolutamente metterci mano.